ho ereditato questa macchina insieme a una collezione prevalentemente di auto anni 20-30. Diciamo che è una delle mie preferite. Io ricordi che già a 2-3 anni mio padre partecipava a raduni e andavo con lui con questa macchina. Nel 1920, quando è stata immatricolata questa macchina, le targhe erano PU, provincia Umbra, nel caso ovviamente della regione Umbria. E da lì, con un decreto del 1927, chi prima arrivava in motorizzazione con i vecchi documenti e le vecchie targhe PU riceveva la nuova targa. Quindi non sono neanche in ordine cronologico. Io ho una macchina che è targata PG28, è del 1927. Lei è del 1920, è targata PG906. Quindi diciamo che la storia non è così facile. In più, come detto in precedenza, questa macchina ormai sono quasi 50 anni che è dentro questo garage. La storia antecedente è difficile da ricostruire. Si pensa che sia stata carrozzata in questa maniera sportiva già da metà degli anni 20 per poter partecipare alla Coppa della Perugina, che è una gara storica che si è svolta dal 24 al 27, se non erro. In cui probabilmente si trattava di un privato che per divertimento andava a correre. Diverso è poi la storia invece quando è diventata auto da collezione, perché ovviamente ogni volta che esce per raduni, manifestazioni eccetera, o come auto più vecchia, o se il caso vuole che vinciamo qualcosa con le gare cronometrate eccetera, di riconoscimenti ce ne ha avuti tanti. Per quanto riguarda proposte di acquisto o altro, sicuramente c'è sempre il curioso, la persona che viene, la vende eccetera, poi bisogna effettivamente vedere qual è l'intenzione. Sono macchine che oggi sono molto 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 difficili da mantenere, ci sono macchine un po' pericolose da portare fuori, sono difficili da revisionare, da assicurare e anche difficili da mettere in moto, da utilizzare. Basti pensare che solo i pedali sono invertiti, non solo la guida che è a destra ma il gas ad esempio al centro, bisogna saper utilizzare l'anticipo o delle cose insomma che forse il collezionista di oggi cerca delle macchine un pochino più facili. E comunque calarsi nell'atmosfera di quegli anni, riuscire a guidare questa tipologia di macchine, l'odore della benzina, la polvere, si sta completamente fuori, è sicuramente più appagante rispetto a una macchina più moderna. Questo ovviamente è il mio punto di vista.